Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Anche oggi ci facciamo un po' di compagnia, ripercorriamo qualche tappa di questo canale che sta diventando un po' anziano, perché voglio portare insomma all'anzianità, almeno all'anzianità mia che è notevole, e in questi giorni di chiusura che ci ricorderemo, e quindi questo video sarà anche testamento di queste cose. Oggi sono uscita per fare delle commissioni insomma da portare a termine per delle scadenze e tutto il resto, e quindi ho approfittato, ho detto continuiamo a fare i video, anche perché mi state scrivendo in privato qui sotto i commenti, di continuare a condividere, perché questo ci aiuta a distrarci. Ma è importante anche ricordare che non è tanto che uno bisogna che si distragga, anzi noi dobbiamo rimanere molto concentrati su quello che sta succedendo, perché ci permetterà di ricordare tutto, i momenti brutti e i momenti belli. Perché fondamentalmente devo dire che ho scoperto che Beautiful erano più o meno 10 anni che non lo guardavo, è rimasto sempre così, che esiste una nuova telenovelas, io cioè ti parlo sempre, che ne so, anche Ricchi piangono, c'è stata una diatriba su Andrea Celeste perché non era Grecia Colmenares ma era un'altra attrice, che Andrea Del Boca, una cosa del genere, suggerita da una di voi attentissime, grandissime, e quindi Beautiful sembra uguale, ragazzi, quindi ci sono quelle certezze, quei punti fermi nel mondo come il sole che sorge e tramonta tutti i giorni, insomma questo è un po' il concetto. C'è questa nuova telenovela, se dicevo, che ho scoperto si chiama Il Segreto, che in questo periodo aumenta l'inquietudine, però poi ho scoperto che tutta, cioè da come ho capito, però se mi aiutate qualcuna che magari è un po' più istruita di me su questa cosa, che praticamente è tutta una tarantella, che ci sta praticamente un paesino dove ci sta una tizia, un po' despota, che fa tutte tarantelle in ciusci con la gente del paese, poi stanno i comunque strutturata bene, molto diciamo ai tempi moderni, un finto tempo vecchio sinceramente, perché molte cose non sembra proprio credibile, però c'hanno tutte ste voci che riprendono molto i concetti, non so, è perché ti riporta un po' indietro nel tempo e dici pure, però meno male che adesso, nonostante la sanità, nonostante i problemi che ci sono, adesso insomma siamo un po' messi meglio. Purtroppo, al di là del periodo di quello che è, sicuramente si cerca di non di fare ironia, ma di alleggerire pure un po' il peso delle persone che stanno perdendo tante persone care, e che comunque, ragazzi, non è una cosa che si vive di buon grado. Però stiamo qui insieme oggi, parliamo del canale, parliamo di borse, spero che l'altro video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, che come dire, ripercorrere il canale faccia apprezzare anche tutte le cose che uno ha, perché ovviamente io ho un po' per rispetto pure di tutto quello che sta succedendo, ha promesso che riprenderò ad acquistare borse, continuerò a cercare sempre di più brand molto più made in Italy, molto più insomma con una bella storia dietro, come le racconto sul mio blog e tutto il resto. Sicuramente ritorneranno le borse nuove, però voglio dare un senso anche a tutti questi anni, a questi acquisti che ho fatto, e come ho detto l'altra volta, voglio far nascere questa comunità che condivide. Quindi se le mie borse possono essere utili anche a te, magari di testarle, di vedere, dici Ornella, io prima di comprare una borsa di Antonio De Patrizi la voglio vedere da vicino, voglio sentire il profumo e tutto il resto, io te la presto volentieri e vediamo un attimo di far circolare anche le buone idee, i bei progetti che ci sono in giro, perché a volte veramente basta toccarli i prodotti, leggere le storie e capire magari dove mettere i nostri soldini, ed è importante, sarà sempre più importante anche dopo. Quindi volendo valorizzare quello che ho fatto, volendo anche ripercorrere con te, perché magari in tante molti video non me li sono rivisti neanche io, quindi immagino che anche tu non ti subisca tutti i video che ho fatto, ed è una cosa normalissima questa. Dicevo, è importante appunto condividere, ripercorrere il canale e magari approfondire delle piccole cose che poi sono successe utilizzando le borse. Per qualche momento ci sarà la possibilità di vedere anche come le ho pulite le borse, ma partiamo. In questo video voglio ripercorrere una parte del mio canale dedicando il tempo soprattutto e solo, mettiamola così, alle borse di pelle. Quindi
andando un po' indietro col tempo, una delle prime borse di pelle che mi viene in mente è che l'ho... La sigla non ci piace più. Hai ragione pure là. Prima di cominciare il video, sarebbe opportuno, da brava influencer quale sono, che mandassi la sigla. Quindi sigla! Il bello delle borse originali è che puoi esibirle. Compra sempre borse originali. Originale, mercato legale, non originale prodotto del lusso, ricordiamocelo. Mai, come questo periodo storico, lo continuerò a ripetere fino a non avere più il fiato, è importante riconoscere merito a chi mette impegno e ingegno nei prodotti, e quindi sosteniamo le attività legali che stanno vivendo un periodo difficile. Dicevo, voglio ripercorrere in questa fase tutte quelle che sono le borse di pelle, tutte, insomma una parte di borse di pelle a cui ho fatto manutenzione, perché sto sistemando, poi te lo faccio vedere, appena ho finito di sistemare tutto l'ambaradan dove tengo le borse, insomma ho creato un ufficetto a parte, che una piccola stanzetta per poterle tenere tutte ordinate, le sto risistemando in attesa anche di poterle condividere con te, magari chissà, pure per festeggiare quando riusciremo a riabbracciarci, a tornare a comunicare anche visivamente, a poter circolare liberamente, perché sarà passato questo periodo così nero, magari possiamo vederci in fabbrica, ti faccio vedere dove tengo le borse, non lo so ragazzi, a me vengono tante idee e ho veramente bisogno anche di raffrontarmi con te, che magari mi dai un punto di vista anche differente, un po' di supporto, o semplicemente tipo passa la suora con la pillola perché sto impazzendo e quindi insomma abbiate comprensione dei miei momenti così up and down. Se vado con la mente un po' indietro, una delle prime borse di pelle che poi è stata accompagnata anche da una borsa di tessuto è la borsa di Elena Lera, che magicamente a breve comparirà qui su. E voilà! Elena Lera l'ho conosciuta grazie a Maria Laura Berlinguer, che ha un blog, fa dei video stupendi e che promuove tutto il Made in Italy a 360 gradi, che può essere la moda, il design, l'architettura, i gioielli, tutto. E quindi grazie a Maria Laura conosco questa donna stupenda, vado a Roma, una giornata fantastica nel quartiere San Lorenzo, ed è una cosa bella anche perché mio nonno, che era una persona insomma che viveva, ha vissuto le fasi della guerra, il postumi di quando appunto ci sono stati gli americani a Napoli, e mi diceva sempre pure che lui parlava questo inglese, cioè non è parlava inglese, per tre parole se le giocava diciamo in mille modi, ma quello è tipico proprio insomma delle persone, di noi napoletani, l'arte di arrangiarsi nasce proprio da questo, quindi lui sapeva parlare napoletano benissimo, sapeva parlare leggermente inglese, diciamo così, e poi aveva questo amore smisurato che in famiglia si dice pure che magari fosse anche dovuto a qualche compagnia extra alla nonna, insomma questi gossip familiari che me ne vogliono, insomma mi vedono, pace all'anima loro tutti e due, che racconto i gossip interfamiglia, insomma che comunque nonno amava tantissimo Roma. Nonno perde la vista a un certo punto della vita perché era diabetico e quindi questa cosa gli è degenerata in questa cosa, e chiedeva sempre a noi nipoti di portarlo a Roma, e aveva una capacità incredibile, mi viene freddo addosso, alias la pelle d'oca, freddo addosso è una traduzione, cioè sarebbe o freedom wall, tradotto in un italiano non corretto che è il freddo addosso, che poi tradotto in italiano corretto sarebbe la pelle d'oca, come sarebbe educato. Insomma, nonno, nonostante non vedesse, tu gli davi, si faceva portare a Roma da me o da un altro mio cugino più grande, o da chiunque lo accompagnasse che aveva questo amore per Roma, e se tu lo portavi per le strade gli dicevi che ne so, nonno, siamo a Trastevere, lui ti sapeva dire anche i vicoletti, cosa c'era, delle volte poi quando l'abbiamo portato, che erano passati diversi anni ed erano cambiate le attività commerciali, la cosa insomma che gli dispiaceva è che non aveva più i punti di riferimento, perché noi nella vita siamo abituati ad avere punti di riferimento e perdiamo speranza, o comunque ci demoralizziamo quando questi punti di riferimento non ci sono, e mio nonno le aveva così, quindi con gli anni poi non c'è più tanto
tanto andato e che poi ha cominciato ad avere tutta una serie di problemi, e lui mi faceva impazzire perché lui piangeva quando ascoltava le canzoni romane, Mario Merola e i Pink Floyd, cioè mia nonna era così, quindi e io mi sento molto in questo, cioè io se sento adesso una canzone napoletana oppure sento tipo adesso mi viene in mente ecco Uzzappatur, felicissima cioè, sera, io posso ho 100 anni che sarebbe una delle canzoni prime che ha fatto Mario Merola per introdurre Gigi D'Alessio nel mondo della musica, è qualcosa che io posso piangere per ore praticamente, però idem mi succede con i Pink Floyd, quindi abbiamo questa mescolanza di gusti familiari. Tutto questo per dire che quando sono andata poi a Roma a conoscere Elena insieme a Maria Laura, siamo andati a pranzo in questo ristorantino, in questa trattoria bellissima, ho mangiato gli ovoli che non sapevo che erano dei funghi crudi, buonissimi, tutta sta cosa perché io poi lego tutto quanto al cibo, non volevo che ti sentissi, ti dispiacessi, insomma Elena mi fa vedere il negozio e mi fa vedere queste borse che al di là del tempo è una, questa è, parliamo di luglio, giugno-luglio 2018, quindi abbondantemente 2 anni fa che mia figlia mi ha ripreso nell'altro video, dico 1 anno e mezzo e lei ha detto mamma sono quasi 2 anni, quindi fai bene i calcoli, non fare brutte figure. Questa borsa l'ho utilizzata all'ennesima potenza, la cosa figa oltre a essere questo tiralampo fatto con ovviamente mi ricorderò mai diciamo il diapason. Oh yeah, grande! Non mi ricorderò mai che io mi do sconforto da sola, diciamo, se posso. E invece Arnella no, ce l'hai fatta. Insomma, questo ciondolino e c'è questa pochettina interna utilissima, un po' più grande sarebbe stata ancora meglio, ma è utile per il telefono perché ci andrà tranquillissimamente. E poi dopo averla pulita e risistemata, aspetta che ti trovo anche la tracolla, perché una delle particolarità delle borse di Elena Lera sono queste tracolle elastiche che poi puoi utilizzare anche comprando altre borse. Lei ha delle borse che si trasformano, diventano degli zaini, delle pochette che diventano delle borse da passeggio, insomma puoi guardarti, ti lascio anche il link dell'articolo che scrissi su Elena per darti tutte le indicazioni. Quindi ha questi elastici che poi si cambiano, si stracambiano, e se ti ricorda qualche altra borsa con qualcosa di elastico che ho avuto un po' di problemi, infatti mi è stato mandato un tutorial eccetera eccetera, dimmelo nei commenti se ti ricordi qual è la borsa, altrimenti lo scopriremo più avanti sicuramente. E insieme a questa borsa che all'epoca ho pagato 400 euro, e che mantiene ancora benissimo e che può essere usata anche soltanto con questo manico qui ed è una pelle bellissima, ho messo il fissante, mantiene benissimo, la tengo con la crema tutta bella pulita e sistemata, quindi ho messo un po' di questo e comincio a spazzolare. Questo è quello là semi rigido ma molto molto efficace. Di questo comincio a prenderlo, una mano non è semplicissimo, comincio a stenderlo, poi ci passo il panno. Uno dei consigli che mi sento di darti è che sugli angoli soprattutto, dove magari ci sono o dove ci sono maggiori trazioni e tutto il resto, mettere una crema nutriente un po' più spesso, comunque metterne un po' di più, lasciarla asciugare, aiuta ad evitare che la pelle si spacchi. Nel caso di questa qui è abbastanza morbida e quindi tende a non rompersi, però con l'usura potrebbe succedere. Insieme a questa borsa qui comprai questa serie limitata che lei aveva fatto con un artista, una pittrice, ed è quindi una tela con la pelle e c'è quest'altra insomma tracolla che a volte abbino anche con questa, quindi ricomprerei tutta la vita, infatti mi ripropongo
di andarla a trovare, anche perché so che ha cambiato delle cose, la saluto e fatemi sapere insomma se conoscevate Elena Lera o comunque se avete scoperto anche voi i suoi prodotti. Roma è un paese, insomma, è una cosa. Roma è una zona molto florida dal punto di vista della pelletteria. Mi sento un megalomane io, diciamo, perché per me Napoli è immensa, dimenticandomi che i romani sono i padroni del mondo e sono quelli che hanno creato l'impero romano, eccetera, eccetera, quindi ognuno il suo ego. Passiamo ad un'altra borsa, da un Made in Italy, quindi di Elena Lera e tutto il resto, passiamo invece a una borsa fatta all'estero, ma un brand molto molto conosciuto, tant'è vero che esistono tanti gruppi Facebook che fanno riconoscere le borse originali della Coach, ci sono tanti outlet che vendono prodotti di seconde, terze linee o comunque rimanenze di magazzino, eccetera eccetera, quindi Coach è un brand molto molto riconosciuto soprattutto nel mondo, anche in Italia, da una certa nicchia di persone molto molto amata. È una borsa che ho pagato circa 200 euro, la recensione l'ho pubblicata ad agosto, inizi di agosto 2018, ed è una borsa fantastica. Io la trovo fantastica per tantissimi motivi, che l'ho usata e nonostante averla pulita mantiene ancora i suoi segnetti, perché poi io sono camionista, però nonostante le rughe e tutto il resto io la trovo stupenda perché è studiata, cioè il concetto della borsa ad esempio è proprio come piace a me, perché ha questa parte centrale che puoi metterci di tutto, queste due parti che sono più aperte e che magari puoi metterci l'agenda o altre cose simili, quindi io trovo fighissima questa cosa. In più ha tutto tasche, taschini utilissimi ed è una borsa che mi piace e come puoi vedere, nonostante io, credimi, non le tengo ultra sistemate, per un periodo sono state nelle scatole e tutto il resto, se tu guardi gli accessori, che è la cosa di cui ci preoccupiamo molto spesso quando acquistiamo le borse, sono ancora intatti, quindi parliamo di quasi 2 anni di utilizzo, l'ho utilizzata tantissimo, anche la lampo interna, se guardi, mantiene ancora vivo il colore, quindi oltre alla pelle che se tenuta bene, ovviamente ha le rughe, ma perché è proprio, diciamo, il tipo di pelle, il tipo di borsa che tende ad essere così, e ti invito ad andare a guardare pure la storia, ti lascio il link qui sotto del blog, è un ottimo prodotto che nonostante non è fatto in Italia, però potrebbe ritornare, chissà, tornare o se c'è qualche azienda che magari ha contatti, magari potremmo produrre qua queste meraviglie. Ovviamente dimmi pure sotto nei commenti cosa ne pensi. Al momento, come dire, preferisci Coach o Elena Lera? Insomma, dimmi un po' la tua esperienza. Passiamo ad un'altra borsa e ritorniamo in Italia, andiamo al nord con delle borse molto molto particolari, fatte da artigiani, un'azienda familiare. La borsa è con un bel colore arancio, si chiama Butterfly il modello, vediamo chi indovina, lascio 4-5 secondi così vediamo se qualcuna di voi qui sotto me lo scrive mentre sta guardando il video, e nel frattempo a breve comparirà la borsa e scopriremo di chi sto parlando. Ta-dan! Chi aveva indovinato? Parliamo di Habanero, non mi dilungo tanto anche perché c'è Francesca, che odio profondamente, me l'ha fatta vedere e sarò costretta a compensare questa cosa, me l'ha pubblicata sul gruppo Facebook Il Mondo delle Borse Originali, la sua foto con la Butterfly blu. Ragazzi, non proprio, cioè veramente fa, come dire, se questa è stupenda, quella è ancora di più. E quindi insomma, maledetta te. E la Butterfly, eccola qui. Nulla da dire, una borsa che stramo, fa fare belle figure. Fatta benissimo, si mantiene una bellezza pulita, messa la crema protettiva e tutto il resto, quindi niente da eccepire, come si dicono le persone studiate e come si tende a fare ultimamente, che uno si dà un tono. Ovviamente conservo tutte le cose che mi sono state date insieme e questa
mi stanno provocando per comprarne un altro. E saluto Davide, saluto la famiglia, che come sempre sono stupendi. Ogni tanto ci scambiamo messaggi, così nascono delle amicizie attraverso questo lavoro stupendo, e quindi tanto di guadagnato. Stramo anche questa borsa. Passiamo alla prossima. E di chi parliamo? Maggio 2019. Finalmente riesco ad acquistare una delle borse che avevo in lista desideri, una borsa che chi mi segue sa che amo. Perché? Perché sostanzialmente una di quelle io amo le borse con materiali essenziali, colori belli, sono molto banale, quindi se un domani credo un corteggiatore abusivo, come dire, un corteggiatore nascosto mi vuole fare un regalo molto basic, quindi cioè, molto essenziale sono, quindi materiali basic, boh. Qua c'è un bel pellame che col tempo l'ho usata tantissimo sta borsa, e continua a non piacermi la questione che si apre in maniera superiore, però poi col tempo ho scoperto che c'era un bottone che permetteva di chiudere la borsa sopra, soltanto che ovviamente io, come tutte le cose, non me ne ero accorta. Mi piace tantissimo la possibilità di avere la borsa a tracollo e poi infilare la mano dentro, nulla da dire, una bellissima borsa che ha comunque un punto prezzo importante, ma parliamo di un made in Italy, di un brand elegante, molto posizionato e tutto il resto. Passiamo alla prossima borsa. Torniamo all'estero. Torniamo brand fascia molto ampia, perché Michael Kors, che è la jet set che ho acquistato, è una borsa iconica, mettiamola così, perché è una borsa, un modello ricorrente che Michael Kors fa sempre, pagata circa 300 euro. Per tutte le informazioni poi trovi tutto qua sotto. Una borsa bellissima, un po' pesante dal punto di vista proprio, ma perché, come ti ho spiegato altre volte, è una borsa super strutturata. Se non te la ricordi, ovviamente te la faccio vedere adesso. È una borsa che si presta benissimo ad essere utilizzata per lavoro, perché ovviamente c'entra veramente il mondo. E l'unica cosa che se la carichi tanto già di suo è pesante, e quindi insomma tende ad essere sempre più pesante. Però quello che è utilissimo, è perché è studiata in maniera figa, è che ha la tramezza centrale che è imbottita, e quindi permette anche di mettere il computer e di stare sereni che non si danneggi. Ha la doppia chiusura, quindi sia per la tramezza che poi la chiusura superiore, e questa cosa mi dà molta tranquillità quando poi la indosso e devo camminare magari nei mezzi pubblici. Non dà tanti problemi di pulizia, però ovviamente vedi che, nonostante questo, io non, allora, di concetto non amo tantissimo togliere i difetti dalle borse, perché per me rappresentano pure un concetto di cosa ho usato di più e cosa ho usato di meno. Tanto le borse, voglio dire, si deteriorano, quindi dobbiamo solo cercare di tenerle vive, pulendole, togliendo le patine, mettendogli dei nutrienti, delle cose, per evitare che si spacchino, si danneggino e si usurino. Come ti ho fatto notare per altre borse, anche in questa gli accessori mantengono benissimo, quindi questa è una cosa, insomma, da notare, anche perché sono borse che comunque costano e quindi devono mantenere nel tempo anche una certa integrità. Passiamo all'ultima borsa e poi chiusura. Zazza. Mi è venuto in mente mentre facevo così, non so se vi ricordate Marisa Laurito che faceva la mossa, che faceva avanti tutta, non so come si fa la mossa, dopo guardo un attimo il tutorial, la facciamo insieme, poi voi a casa a fare il tutorial della mossa, e voglio i video su Instagram dove mi seguite in tante, se non mi segui una cosa drammatica. Ovviamente se stai seguendo sto video e non sei iscritta al canale, non è una bella cosa, cioè non lo so come lo devo dire. Però se tu mi sopporti da tanto e ti senti sempre di la stessa cosa, perdona. Torniamo seri, ultima borsa, saluti, baci, abbracci, non mi abbandonare, che YouTube ci tiene, che uno rimane fino a ci tiene, da considerazione ai canali YouTube che hanno visualizzazioni fino alla fine, quindi supportami anche in questo modo, tienimi accesa a volume basso se proprio vuoi,
non dovrei dirtelo, ma sono brutte cose, lo so, però è, come dire, è l'elemosinare minutaggi della tua vita. Tu te ne vai a spasso, metti sottovoce, i poveri figli tuoi sentono, dicono: ah, ma che, ma chi è sta pazza che parla? Tu mi togli proprio l'audio e poi farà tutto YouTube, insomma, se proprio non mi sopporti. Passiamo all'ultima borsa. Eccoci qua. Questa borsa qui l'ho acquistata sempre all'outlet, quello di Marcianise. E Marcianise in provincia di Caserta, ed è una borsa, allora ti devo essere sincera, è una bella borsa, però non è che proprio mi fa impazzire. Si mantiene benissima nel tempo, è leggerissima, però forse rispetto a, come dire, non ho i miei canoni, però è molto molto classica, ma diciamo che come livello pure cromatico questa qui o quella di Orciani sono molto simili, però quella di Orciani ha una forma un po' più, come dire, un po' più svelta, non so come la vedo, più svelta, che non cioè, come si traduce più svelta come modello estetico, vabbè, comunque insomma la borsa di Orciani non lo so, mi sembra più moderna. Questa è un po' proprio più classica, ecco, è come quando ti metti proprio la scarpetta la Timberland rispetto a ti metti la Converse, no? No, neanche, perché Orciani non può essere definito Converse, una Café Noir, non lo so, boh, non mi viene un paragone, non lo so, perché poi mi metto in questi vicoli senza uscita, dove neanche io so quello che sto dicendo, quindi immagino te a casa che stai insomma seguendo tutto quanto. Detto questo, è una bella borsa. Anzi, ti invito a dirmi se la vuoi testare anche tu, magari vai al lavoro, quando riprenderemo tutti quanti ad andare al lavoro, ma sicuramente presto. È una borsa che ha la tracolla, una tracolla piccolina, questa è scomodissima, ti devo essere sincera, mi dà fastidio sulla spalla perché poi quando diventa troppo pesante e la vuoi portare anche di traverso è una morte, perché comunque tende a segnare tantissimo non avendo lo spallaccio ed essendo così sottile, quindi questa non mi piace come cosa, non è una borsa che mi fa impazzire. Non la ricomprerei rispetto alle altre. Arrivati alla fine di questo video, e come ti avevo promesso, ora prendo il telefono e guardo la mossa, cerchiamo su YouTube la mossa di Maria, no, che Maria De Filippi, no, di Marisa Laurito. Quindi Marisa, se mai un giorno dovessi guardare questo video, io ti invito in fabbrica da me a fare la mossa insieme a qualche video di borse. Siri, mi cerchi un video di Marisa Laurito? Ecco alcuni video di Marisa Laurito che ho trovato sul web. Il babà è una cosa seria, non possiamo mai perdercelo, ragazze. Cioè. Sanremo 1989, avevo 9 anni, ragazze. Cioè, chi ricorda questo pezzo storico? Ma io parlo di Pink Floyd, chi se ne frega? Cioè, il babà è una cosa seria, ragazze. Ma l'avevo dimenticato, ritornello, eh. Io mi sento più buona e bella, faccio gnocca cazzarella, e sia vita mai a sofà, si addolcisce con il babà. Il babà è una cosa seria, con babà non si pazzea, è una cura che fa bene, o babà non può ingannare. Poi si aprirebbero 8.000, cioè era una canzone impostata anche con... A 9 anni non l'avrei capito, ma a quasi 40... Ragazze mie, insomma, si capisce che il babà per forma e per sostanza somiglia anche altro. Però, detto questo, nel 1989 era concesso a Sanremo e quindi ce lo concediamo anche noi qua sopra. Detto questo, però, non ho visto la mossa, quindi troverò anche questo video. Promesso che nel prossimo video vi faccio, ritrovo il video, c'è un tipo tutorial, lo metto qua a fianco e io faccio la mossa insieme a lei. Ovviamente, se volete fare anche voi la mossa, ci ricordiamo di questi bei tempi che furono. Io con questa, diciamo, come dire, leggerezza, tornerei a essere concentrati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ornella.